Buona Pasqua a tutti. Come sentite, il prete che sta davanti a casa mia sta suonando le campane a festa per richiamare i fedeli alla messa. Per questa occasione voglio proporvi un disegno di una mia risurrezione, quella che vedete alle mie spalle. La conoscete quest'opera qua? Ebbene, è un disegno abbastanza noto, però è meno nota la sua destinazione originale. Intanto il prete continua a suonare. Avrei dovuto realizzare un'opera in affresco sulla parete dell'altare della Sistina, quella che oggi accoglie il giudizio universale. La storia è lunghetta, ma ve la spiego dal principio. Il Cristo pare rispondere, come vedete, a una chiamata improvvisa dal cielo che lo sta attendendo. Si leva verso l'alto mentre il sudario crea una sorta di arco al di sopra della sua testa, come vedete qua. Proprio l'atteggiamento del corpo, i tratti che delineano la testa e il volto, ricordano da vicino Giona. Ci avevate fatto caso? Ovvero Giona, il profeta che si sarebbe trovato immediatamente sopra questa figura che aveva affrescato precedentemente nella volta della Sistina. Papa Clemente VII pensò di far affrescare la parete dietro l'altare della Cappella Sistina con una grande risurrezione di Cristo. Discussi con lui della faccenda, presumibilmente durante un viaggio romano che effettuai nel 1533. Durante le nostre discussioni, il Papa cambiò idea e preferì optare per l'affresco di un giudizio universale, cosa che fino allora era stata rappresentata nella controfacciata delle chiese. Il disegno in questione della risurrezione di Cristo si trova presso la Royal Library del Castello di Windsor a Londra. Per il momento vi saluto augurandovi buona Pasqua e speriamo che davvero ci porti un po' di serenità e pace in questo mondo tormentato.